Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso dedicato ai più piccoli. Eh sì, si può imparare divertendosi sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Ho ripetuto più volte questa massima proponendo anche le giuste risorse. Target di riferimento di questo gioco didattico, il cui nome è, lo svelo subito, Sebrans ABC. Fate una semplice ricerca mediante motore di ricerca, in questo caso Google. Clic sul primo link, lontani da Softonic, mi raccomando, perché quando una risorsa accanto al nome Softonic può celare in realtà poi altre cose all'interno. Quando cerco una risorsa, clicco sul link che me la propone direttamente. Clic. Mentre si apre l'home page che ci accoglie, vi dico che questa risorsa è nata da una segnalazione dell'amico Albano Battistella che ha rilanciato questo link sulla pagina Facebook di divulgazione Zorin OS Education Italia. Facilissimo da installare questo gioco didattico, sistema operativo Windows, un clic sul link in blu per installare velocissimamente con un file eseguibile la nostra applicazione. Se come da miei test non funzionasse all'istante, clic tasto destro del mouse sul link e scegliamo salva link con nome. Vi dicevo che l'installazione è veramente rapida, andiamo a vedere cosa è successo ed ecco l'icona sul desktop a forma di cuore. Io vado a fare un doppio clic ed ecco questa bella schermata introduttiva che ovviamente potete immaginare anche sulla LIM, perché essendo un gioco didattico per Windows funziona anche sulle LIM che abbiano e siano mosse da quel sistema operativo. Giochi interessanti, il Quantil Memory, addizioni, sottrazioni, proviamone un paio, dai. Addizioni, clic. Livello facile o difficile selezionabile con un clic tasto sinistro, 5 più 2, 7, ok. Vedete la faccina sorridente, 11 più 5, 16, molto bene. Adesso andiamo a sbagliare, faccina triste. Poi torniamo al sommario con un clic su uscita. Proviamo anche il memory, un clic. Clicco per scoprire le tessere, vaso carota, mano. Clic serpente, anche le icone ricordano proprio i disegni dei bambini. Insomma, lascio a voi il gioco. Un clic su uscita e torniamo al sommario. Insomma, non è una risorsa open source, cioè a base di software libero, è una risorsa proprietaria, cioè a cura di chi l'ha ideata, ma completamente freeware, dunque gratuita, inclusiva, senza sorprese, che a questo punto entra in quello che io chiamo un pochettino il raccoglitore delle migliori risorse didattiche da utilizzare a scuola e a casa. A voi il divertimento ed anche lo stimolo nel provarle e farle provare, far provare Sebrans ai vostri alunni o anche solo figli. A presto, vi do appuntamento al prossimo videocorso. Ancora un saluto da Andrea Cartotto. Ciao!